Buonasera a tutti, oggi sabato 10 ottobre 2020, sono le ore 20. Eccoci per il report di oggi in merito al coronavirus. E la buona notizia di oggi è che questa mattina tutti i ragazzi, i docenti e i collaboratori scolastici che sono entrati in contatto con il ragazzo del liceo che era risultato positivo nelle ore scorse sono stati sottoposti a tampone rapido. Bene, l'esito dei tamponi rapidi, 26 tamponi rapidi, l'esito è negativo per tutti e 26, quindi fortunatamente nessun nuovo caso positivo rispetto al liceo. Mentre risulta un nuovo caso positivo per quanto riguarda una signora che era entrata in contatto con l'infermiera risultata positivo qualche giorno fa, si trova in isolamento domiciliare obbligatorio, non ha disturbi particolari, tutti i familiari e i dipendenti del figlio che ha un esercizio commerciale nella parte centrale di via Palermo si sono sottoposti a test rapidi e l'esito anche in questo caso dei test rapidi a tutti i familiari e dipendenti è negativo, quindi fortunatamente nessuno di loro ha contratto il contagio. Siamo in attesa di ricevere ulteriori esiti di tamponi effettuati da alcuni dipendenti, un paio di dipendenti comunali. Non appena riceveremo comunicazione dell'esito, sarà mia cura darvene conto. Nel frattempo approfitto anche per invitarvi a auspicare la massima attenzione, la massima prudenza, l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi, l'utilizzo della mascherina negli ambienti aperti dove non è possibile mantenere un certo distanziamento sociale. Sono regole di buona norma, sono regole che vanno assolutamente rispettate perché, come potete vedere, il numero dei contagi in tutta Italia sta aumentando e quindi è opportuno essere ancora più prudenti di prima e rispettare queste poche regole di buona norma. A voi tutti auguro una buona serata, non appena ci saranno nuove informazioni vi terrò aggiornati. Buon sabato a tutti.